Sta iniziando, eccoci. Emozionantissimo, siamo qui attaccati alla televisione perché tra un po' siamo in diretta al mio medico. Quindi adesso c'è il padre, padre Ezio, che sta spiegando alcune cose. Beh, racconta un po' della tua esperienza TV 2000. Allora ragazzi, abbiamo fatto questa esperienza qualche giorno fa a TV 2000, però eravamo in registrata, come probabilmente dalle stories di Instagram ne siete accorti, e ci hanno detto che purtroppo, per fortuna, comunque la diretta sarebbe stata oggi, ovvero il 4 di giugno. E niente, hanno già fatto la presentazione, quindi abbiamo già fatto la presentazione. E adesso tra 10 minuti al massimo saremo proprio in diretta sul TV 2000, canale 28 del Digitale Terrestre. La Cree era a casa sua a studiare ed è venuta qui perché a casa sua, nonostante ci fossero 5 televisioni, non riusciva a prendere il canale. Quindi ragazzi, comunque la diretta poi ci sarà su YouTube. Quelli del mio medico sì, sono abbastanza professionali, mettono tutti i video. E adesso c'è questa signora che è centenaria. Centenaria, c'è il medico che parla di come riuscire a vivere. Di come riuscire a vivere. Dire che il mio medico è un programma di approfondimento legato alla salute, al benessere. Sì, io non credevo perché, cioè nel senso, uno, non guardo molta televisione. Due, quando arrivo al faccio canale il 4, il 5, il 6, difficilmente vado oltre. E quindi TV 2000 non l'avevo mai visto. Aspetta che vado a chiudere un attimo. Abbiamo il frigo aperto per gli spuntini, ecco qua. Tutto in diretta live. E poi, dato che ho pensato alle persone che volevano seguire la diretta, ma che magari non sono a casa, si collegano a Facebook e guardano lo stesso diretta in TV. Facciamo questa diretta molto interattiva. Lunghissima, di un'ora. Facciamolo, così almeno chi non ha modo di vederla su YouTube, o comunque chi non avrà modo di vederla. Esatto, vedi mia mamma, che c'è anche mia mamma, sì, Antonio non l'ha vista, è mio padre. Anche perché... con tutti i follower, 13.000 follower di Giuseppe. È una diretta su Facebook, probabilmente molti lavoreranno, molti la vedranno differita, ma anch'io stesso. Ciao Pasquale, ciao oggi, Anna Mary. Oggi andrò in ufficio più tardi perché non mi volevo perdere sta diretta, perché poi non sono sicuro di quando poi la metteranno su YouTube, comunque su Facebook e diciamo nei social. E quindi ho detto aspetta un attimo che... Quindi anche siete a lavoro, tra 5 minuti andate in bagno. Allora, di cosa per guardare. Di cosa parleremo in questa diretta? Allora, mi hanno fatto delle domande abbastanza semplici per un target di persone comunque non giovanissime. Quindi, come avete capito, il canale si rivolge a un pubblico di persone dalla mezza età in su. E quindi ho spiegato come poter fare un risveglio muscolare già dalla mattina. Vi dico subito che all'inizio mi sono un po' impappinato, un po' emozionato, perché nonostante i miei 1000 video su YouTube, su Facebook, comunque avere tutte queste telecamere, tutte queste persone attorno, cioè nel senso, la prima volta è stato veramente imbarazzante. Però dopo, appena ho fatto vedere gli esercizi alla nostra assistente che faceva, Patrizia, che la salutiamo, signora bravissima, oltretutto in super forma, io credevo che mi davano comunque, che ne so, una signora un attimino veramente fuori forma, e invece vuoi dire qualcosa, Anna? Non ti guardo perché non sei inquadrabile. C'è anche Anna, la suocera, cioè Anna, quando la suocera la mamma, fa il tipo è importante. Anna, no, non ti riquadriamo. Non ti inquadriamo. Comunque, Vincenzo, salutiamo Vincenzo che ci sta seguendo. Ha detto ti capisco in pieno, se ti sei impappinato evidentemente. Sì, ma anche perché questi studi sono, cioè, sembrano grandi da qua, invece poi alla fine dei conti sono grandissimi. Però c'è tanta gente comunque che lavora, perché dietro a una trasmissione del genere almeno ci saranno, guarda, occhio e croce, 30-40 operatori solo, cioè è una cosa impressionante. Come prima volta è stato... Sì, poi ho visto il medico, quello che è andato già in onda, l'ortopedico, e io vedevo che era tutto spigliato, tutto professionale, non si pappinava niente. Ho detto, ma cioè, nel senso, come fai? Poi mi ha spiegato, ma non è mica la prima volta, mi ha detto, ho fatto tipo 2-3 stagioni, e quindi potenzialmente andava già liscio, era già abbastanza abituato.
Quindi, come vi dicevo, ho spiegato questi 3-4 esercizi da fare anche a casa per le donne, per gli uomini comunque di mezza età, che si possono fare la mattina appena svegli prima di fare colazione. Anche noi stamattina abbiamo fatto un risveglio muscolare alle 6, siamo svegliati alle 6:30 e siamo andati a fare del risveglio muscolare in giro perché la Cri poi doveva studiare. E diciamo che è una cosa che consiglio e che ho consigliato anche in televisione, perché quello che faccio io, quello che facciamo noi, io lo consiglio. E no, adesso veramente sarà una bella. Sono ancora pochi le persone che seguono la diretta, perché probabilmente molti lavorano e non è detto sì, che possano guardarsi. Poi abbiamo dato anche poco preavviso, quindi ragazzi vi capisco. Però poi la diretta rimarrà sulla nostra pagina Facebook, potrete comunque seguirla, certo. E anche per una soddisfazione insomma personale, certo. È un target un po' diverso dal nostro solito, però abbiamo detto, no? Che certo, anche certo. Fare attività fisica va sempre bene a qualsiasi età, per sì. Cui ben venga sì. L'attività fisica per gli anziani. Ritorniamo, eccolo, adesso ragazzi eccolo. È il medico quello che spiega. Lei è professionalissima, ragazze. Lei tutta buona la prima, cioè nel senso, nonostante fossimo registrata, non abbiamo riregistrato nulla, cioè tutto buono la prima, quindi lei veramente è molto professionale. Con mamma che non sente, adesso metteremo. Aumentiamo il volume, nel frattempo mentre che io faccio spuntino, scusate ragazzi, faccio spuntino perché ho fame. Dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Professore, io ho detto insomma che fino a qualche anno fa no, era un miraggio, adesso ce ne sono tantissimi di anziani che insomma vanno oltre addirittura il secolo di vita. Che cosa sta cambiando, professore? Non lo sappiamo. Ecco. Questo per onestà sappiamo bene che è migliorato lo stile di vita, è migliorato intanto l'alimentazione, sono migliorate le merenda. Case, è migliorata i servizi sanitari. Possiamo far vedere cosa mangi? Intanto siamo in diretta, quindi possiamo far vedere che hai bevuto un caffè, poi... È una diretta sulla diretta, ragazzi, mi sto facendo un po' di yogurt... Di solito prendo. Facciamo vedere che yogurt è, così se vogliono comprarlo. Alpro di soia. Uguale al tuo. Alpro di soia, solitamente cocco e vaniglia, questa è vaniglia. Non mandorla perché Giuseppe è allergico. E poi ci metto un qualcosa di. Di? Solido. Ci metti la cruschetta. La cruschetta di avena. Poca, però sì, ce la metto. Guarda che ci siamo quasi. Sei agitato? Allora, prima che mi sono visto, adesso ho questi qua che sicuramente nate il nostro. I semini. Basta mettere i semi e tutto è fit. È tutto. Sono pochi, semi ragazzi. Non dovete esagerare, perché sennò vi ritrovate subito in bagno. Ok. Un giorno faremo una diretta su che cosa c'è nella tua dispensa. Se ah, poi un'alternativa, hai coraggio. Un'alternativa che vi posso suggerire con lo yogurt e tutto a chi piace, visto che siamo qua, possono essere ad esempio i lamponi. Questi qua. Questi stamattina erano aspri, che non ti dico, li ho mangiati io, erano asprissimi. Li abbiamo lavati, io li lavo sempre prima, poi li rimetto in freddo perché so che Giuseppe non lo fa. E buona fine. Ci siamo quasi, andiamo a vedere. Prima piano, no, lei. Eccolo! Ma professore, bello, lui è una forza. Lei è dopo. Siamo quasi tra poco noi. No, il medico va lontano, sì. Ma i segreti di questi centenari, quali sono? Innanzitutto, certo che vivere 100 anni è tanto. Tu vorresti vivere 100 anni? Il suo vivere bene, guidare. Io vorrei vivere 100 anni. Abbiamo fatto quanti problemi ci sono. Come diceva Anna, già non ti sopporto. Sono 2 anni, non ti sopporto. Come diceva Anna ieri, arrivare a 100 anni va anche bene. L'importante è arrivarci bene, il meglio possibile, cioè nel senso, nella miglior condizione possibile. Quello sì. Attività fisica, schematicamente, attività mentale, pensare, avere qualche cosa. Essere di buon umore
e amare. Amare vuol dire avere relazione verticale. La mamma fa anche la commentatrice della Violetta. Ha una buona possibilità poi di vivere a lungo. Fa come il tifoso. Il resto dipende anche dal genetico. Fa come il tifoso che delle partite. La provvidenza, perché noi con lo stile di vita realizziamo quello che la genetica ha programmato per noi. Possiamo tantissimi messaggi dopo quando finisce la diretta. Ragazzi, questa è la prima diretta che facciamo sulla pagina Facebook da quando esiste la pagina. Io penso che molto spesso però non buona causa la facciamo. Mi andrà in cancrena la mano sicuramente. Speriamo che sia la prima delle la prima di tante. Depressione e non trovo più nessun stimolo. E quale attività? Fatevi sentire, scriveteci perché adesso vedo che non scrive più nessuno. La vita normale. Siamo pochi ma siamo buoni. Usciva di casa. Ciao Irene! E poi andava ad aiutare i volontari del piano di sotto o della casa vicino, deve continuare, non bisogna cambiare stile di vita. Questo ovviamente non è Giuseppe. Soprattutto non vorrei che pensasse il piano, insomma. È il momento una ricaduta. Fatti capelli bianchi. La risposta è quella di sedersi a guardare la televisione e magari dormicchiare davanti alla televisione. Ecco, questa è la risposta peggiore. Poi dopo bisogna costruire legge. Ti fa morire. Infatti, è andata a Bobby. Esatto. Io parlo cane, a Roma di Bobby. Ah, vecchio, tu devi guardare. Quindi, tutte le informazioni. La lettura ha una capacità di stimolazione dell'encefalo molto superiore. Ah, è interessantissima. È interessatissima. Perché è in target. È in target con la puntata. Poi la spenga e poi provi a ripetere mentalmente o a capogiarla quello che è stato detto, quello che c'è il discorso del Papa, è in grado di ricordare i concetti fondamentali, si sforzi, ecco, questo è un esercizio fondamentale. Ma questo qua, è un po' di pensati, leggevo il professore appunto in uno studio, hanno questo senso profondo ragazzi. No, di programmare. Grazie Anna Mary, che carina, tra poco usciamo noi, non te ne andare. Poi noi, sì, esci tu, quelli che hanno la fortuna, io sono solo di supporto, lei era dietro le quinte, sono dietro le quinte, depresso, abbiamo studiato molto ragazzi perché Giuseppe non si ricorda mai niente, la memorizzazione non è una parte, è più bravo ad allenarsi a memorizzare un po' meno. Quando siete emozionati vi si blocca il cervello, va in pappe. Per cui in pappa. L'anziano e si quindi trova in questo a me mi era capitato, anche se le cose le sai, te le dimentico. La sera prima abbiamo ripassato il copione, che ci è stato dato, penso, allora, un discorso abbastanza fluido, però è chiaro che la prima volta in uno studio televisivo... Bisogna amare, Anna, bisogna amare molto. Questo è il vero futuro, cioè non pensa a chiudersi. Pensa solo a se stessa. No, è che sto gli agasti, perché dobbiamo stare in silenzio. Professore, centenari italiani vivono, no, in dei paesini, in dei luoghi molto piccoli, insomma in Sardegna, ma abbiamo visto anche in Umbria, la città di Castello. Quanto conta il fattore ambientale? Vivere in questi piccoli paesi dove l'inquinamento non c'è per nulla e non invece nelle grandi città come Roma, Milano, Torino. Non sono un amante delle patatine. Certo, l'inquinamento ha una sua importanza, ma molto di più ha lo stile di vita, la coesione. Trovarsi all'interno di gruppi. Non so se sono più emozionato adesso o quando ero lì dietro le quinte che tutti mi dicevano adesso tocca a te, adesso tocca a te, adesso tocca a te. Io sì sì, io personalmente quando ero a Milano stavo in una crisi isterica, quindi sì, oggi sono solo in ansia perché ho un esame, però la CRI era più tesa di me. Il rapporto che c'è tra alimentazione. Ho paura che sbagliassi con Gentili, ma voglio vedere se bisogna mangiare bene. Però io sono un po' scettico perché se lei va a vedere come no, tutto il presente. No, come devi sempre fare. Mi sono assolutamente diverso. C'è quello che mangia solo. Ma di cosa parli? Come se le muova? Quello che mangia. Ciao Esther. Esther, ti saluta e ciao, buongiorno. Saluta Esther. Ciao Esther. Alcuni esercizi da fare al mattino appena svegli, come risveglio muscolare. Che vanno bene per tutti, semplici li faccio anch'io, spesso li faccio, che ne so, quando voglio ripartire la giornata con più energie, faccio proprio questi esercizi, utilizzando una sedia, cose veramente banali. Un'alimentazione con poca carne, pochi grassi, ciao Michele,
poco altro. Michele Lettieri. Niente di più. Ciao Michele. Quello che uno ha sempre mangiato. Se uno guarda, stanno crescendo mano a mano che andiamo verso la diretta. Purtroppo, allora, qualcuno dormirà sicuramente. Oddio amore, sono quasi le 11. Qualcuno lavora. Mi auguro di no. Per invecchiare dobbiamo diventare dei Superman o dei Superwoman. E io sono di tua nonna a casa che ti vede nella televisione. Sì, mia nonna non mi guarda in diretta, cioè non mi guarda su Facebook, mi guarda in diretta. Era già pronta alle 10. Il problema della solitudine. Ha giusto tutta la puntata. L'ho chiamata e ho detto: nonna, ma sei. Mi fa. Sono in diretta. Solo questo mi ha detto. Sono già in diretta, sto già guardando, ma c'è un frate adesso. Mi fa. La solitudine fa morire prima e ci sono dei studi. Mia mamma dice che non è vero. Aumentare la. Qui c'è della gente seria che va a questo programma. No, è vero, sono tutti. C'è molto avanzato. C'è molto avanzato. Hai impazzito. Sei impegnato al corpo. Quando hai finito. Ma vai a impazzire, vedi che vai a camminare. Ma con qualcuno a parlare, eccoci, eccoci. Diciamo che questi consigli per vivere fino a 100 anni, grazie davvero. Io mi sposto, vengo da quest'altra parte dello studio perché abbiamo parlato di quanto sia importante l'attività fisica per arrivare fino ed oltre 100 anni e beh oggi non ci sono scuse perché grazie al mio medico in esclusiva vi faremo vedere grazie a Giuseppe Tuttolomondo che è venuto a trovarci il nostro personal trainer, vi faremo vedere a casa in piena autonomia senza andare in palestra per trovare la perfetta forma anche perché la prova costume alle porte. Io ringrazio anche la nostra Patrizia che ci farà vedere esattamente come eseguire grazie al nostro Giuseppe questi esercizi. Anche mio cugino sta seguendo la diretta. Ma l'attività fisica, insomma, che deve essere eseguita soprattutto la mattina. Quali sono? Tanto, grazie sì, Monica. Sì, sicuramente la mattina risveglio, un buon risveglio muscolare. Già solo 10 minuti possono aiutare la salute, sicuramente. E quindi ritrovare anche la nostra consapevolezza di tutto il corpo ci aiuta anche a diminuire quelli che sono i livelli di stress e ad avere anche più energia e tono muscolare. Sicuramente la mattina è molto importante fare questi esercizi perché ci mette, ci predispone per tutta la giornata ad avere veramente un a parte la salute, cioè veramente migliorare la salute, ma avere anche un abbassare quelli che sono i livelli di stress, come dicevo, ad avere energia. Oggi farò vedere 4 esercizi grazie a Patrizia, molto semplici da fare anche a casa. Allora, iniziamo subito a capire quali sono questi 4 esercizi. Allora, che cosa ci fare vedere? Allora, vi faccio vedere 4 esercizi. Allora, il primo, vieni pure Patrizia. Allora, qui gli strumenti innanzitutto, cosa possiamo avere in casa? Allora, quindi un tappetino, una sedia e delle bottiglie. Sì, allora io ho scelto questi tre, diciamo così, strumenti perché tutti, diciamo, abbiamo a casa una sedia, tutti abbiamo a casa delle bottiglie e tutti abbiamo a casa, diciamo, un tappetino. Un tappeto quantomeno, no? Certo, il primo esercizio che andiamo a fare è quello, quindi su una sedia, lo faccio vedere prima io se posso. Sì, okay. Come no? Quindi mi vado a sedere. E da questa posizione vado proprio ad alzarmi e sedere. Vediamo Patrizia. Allora, vediamo subito. Patrizia. Ecco. Quindi la posizione gambe divaricate, ginocchia che mantengono sempre la stessa larghezza durante tutto il movimento. Quando, prima di iniziare, quindi facciamo una bella inspirazione e saliamo buttando fuori l'aria. Continuiamo, questo esercizio può essere fatto anche per 20 ripetizioni in questo modo. 20 volte, solo 20 volte. Sì, 20 volte, solo 20 volte. Allora, 20 volte la mattina quando ci alziamo, questo mattina, può essere sì, anche il momento migliore. Questo, sì, sì, no? Sì, può essere fatto anche a digiuno perché è un esercizio, diciamo, a bassa intensità, quindi si può fare tranquillamente anche la mattina. Allora. Un altro esercizio che sicuramente aiuta, questo è un esercizio che quindi che aiuta la parte inferiore del corpo, quindi a tonificare le cosce. Un altro esercizio molto importante per andare invece a tonificare la parte centrale del nostro corpo, quindi gli addominali, è il plank, ovvero il ponte. Esatto. Lo faccio vedere, è un esercizio che può sembrare difficile, ma con un po' di allenamento. Ecco, per quanti secondi, diciamo così, perché insomma il minuto è troppo. Allora, no, per quanti secondi? Consiglio di iniziare, ce lo fai vedere anche tu Patrizia, così vediamo un attimino. Che non è difficile perché se lo faccio io può sembrare facile, cioè può sembrare facile, vieni pure su. Allora, qual è la posizione esatta? Perché io ho paura che se uno inarchi troppo la schiena, no? Allora, in questa posizione la posizione esatta. Allora, sedere un po' più in basso.
Ok, addominale contratto, gambe unite. Quindi cerchiamo di essere più compatti possibili in questo esercizio, e l'esercizio non deve durare più di, diciamo, 10 o 20 secondi. Stop. Poggia le ginocchia. Perfetto. E veniamo su molto delicatamente, ok? Per quante volte lo possiamo fare, anche in questo caso? Soltanto quei pochi questi secondi. Sono delle ripetizioni da 10 o 20 secondi e si possono fare anche 2 o 3 volte a circuito, ok? Ah, ecco. Allora, iniziamo invece, io, cioè, ci sono delle bottiglie lì. Sì. Sì. Allora, Patrizia, non sei affaticata? Cioè, no, assolutamente no. No, magari non mi preoccupo, magari a casa lo stanno facendo, perché insomma magari non vorrei avere questa responsabilità. Allora, ci sono delle bottiglie che abbiamo portato. Perché ci servono delle bottiglie? Allora, ho fatto portare queste bottiglie perché tutti abbiamo a casa delle bottiglie, quindi non dobbiamo per forza avere dei manubri, dei bilancieri o cose abbastanza da palestra, diciamo. Quindi ho scelto 2 bottiglie perché già 1,5 litri, diciamo, per bottiglia riescono ad aiutare la parte superiore del corpo a tonificarsi. Mm-hmm. Ti faccio fare un esercizio, Patrizia, che è questo qui, molto semplice. Quindi da questa posizione solleviamo quindi le bottiglie, diciamo, al cielo, in alto. Okay? E questo a cosa serve? Proprio per... Questo è un esercizio quindi che serve per il deltoide, quindi per le allora, spalle. Allora, facciamolo rivedere un'altra volta, insomma, Giuseppe, fallo rivedere piano piano un po' di volte, così inquadriamo esattamente. Questo è l'esercizio corretto, poi facciamo vedere Patrizia esattamente come lo fa. Da questa posizione andiamo a spingere in alto le bottiglie in maniera quindi contemporaneamente. Deve essere estesa, il braccio deve essere completamente esteso oppure no? Quasi esteso, quindi non totalmente, ma quasi esteso, ok? Okay. Mm-hmm. Quindi è importante anche qua la respirazione, inspirazione prima di iniziare, espirazione in alto. E anche questo è un esercizio che non possiamo ripetere per però vedo Patrizia mette giù tutto, deve andare fino in fondo il braccio, sì. Quindi andiamo praticamente sfruttiamo tutto il range di movimento, okay, dal basso fino in alto. Vediamo un po' quanto resiste Patrizia. Ok, proviamo a fare 20 ripetizioni, ne faremo un po' meno, però è fattibile. Uh-huh. L'ultimo esercizio che vogliamo far vedere, ottimo Patrizia, benissimo. Ok, l'ultimo esercizio che vogliamo far vedere è il crunch, ovvero un esercizio, anche questo, molto utile quindi per la fascia addominale, che lo andiamo a fare quindi su un tappetino. Perché ho scelto questo esercizio? Perché tutti noi almeno facciamo un crunch al giorno, ovvero quando ci svegliamo, quando ci tiriamo su dal letto. E quindi questo è un esercizio molto... Allora, non so se mi metto così... Allora, noi stiamo dormendo e ci dobbiamo svegliare. Stiamo dormendo, siamo praticamente distesi e a questo punto andiamo a fare una leggera flessione del busto verso le ginocchia. Questo esercizio è molto particolare perché... Facciamolo rivedere, Giuseppe, abbiamo fatto in tempo a vederti. Sì, allora, questo esercizio quindi dobbiamo sollevare le scapole da terra e quindi anche le spalle. Stop, senza andare a forzare il collo, ok? Possibilmente io consiglio di tenere le braccia distese e andare a toccare le ginocchia in modo da sapere quando fermarsi, braccia distese, ok? Allora, vediamo subito Patrizia. Allora, questo esercizio tu hai detto prima, no? Appena svegli, insomma lo facciamo tutte le mattine. Certo. Lo possiamo fare allora anche sul letto, questo tipo di esercizio? Io sconsiglio di farlo sul letto perché diciamo che c'è non è rigida la base, e invece consiglio, diciamo, una base abbastanza solida, rigida, come potrebbe essere un lettino. Allora, in questo caso Patrizia chiede aiuto, molte persone che cosa fanno? Sollevano molto il torace, quindi vengono molto su. Sconsigliato, perché in quel caso quindi la schiena potrebbe avere dei... Infatti Patrizia solleva praticamente solo qualche centimetro le spalle da terra, concentrandosi molto sulla parte alta dell'addome e cercando di non stressare il collo. Quindi ho ottenuto un'indicazione che faccio tenere, diciamo così, a tutte le persone, è non tenersi il collo, altrimenti l'attenzione va proprio sul collo e quindi si irrigidisce, ma cercare di spingere, cioè di focalizzare l'attenzione tutta sull'addominale, sulla parte alta dell'addominale, così proprio si lavora in questa maniera qui. Stop, basta. Anche in questo caso per quante ripetizioni? Allora, anche qui, e voilà, anche qui 20 ripetizioni. Questo è un esercizio molto importante da abbinare alla respirazione, quindi tutte le volte che si è in fase di distensione, inspirazione,
quando si viene su, espirazione. Patrizia, magari prendi il microfono, qual è stato per te l'esercizio più faticoso? Insomma, è vero che insomma gli altri due non te ne abbiamo dati insomma, troppo nessuno tempo per farlo. Quattro. Nessuno dei quattro, tutto semplice, anche l'ultimo che hai fatto. Sì. Giuseppe, questi esercizi, quando una persona inizia a sentire un po' di dolore, perché è normale, a una certa età, insomma, magari qualche dolorino lo sentiamo anche, ci dobbiamo fermare oppure dobbiamo continuare oppure cambiare esercizio? Io consiglio sempre di non superare quella che è la soglia del dolore, ma fermarci prima. L'esercizio deve essere un qualcosa da fare giornalmente, a piccoli passi, quindi la prima volta possiamo fare solo questi esercizi ripetuti una volta sola, quindi 20-20-20 e un minuto, meno 10-20 secondi la fase statica di plank, e successivamente se ci sentiamo più forza e più energia durante la frequenza del giorno per giorno, possiamo aumentare fino a un 10 minuti di risveglio muscolare, che sono ottimi. Allora, noi abbiamo parlato dei benefici, no? Benefici che questi esercizi hanno, soprattutto se li facciamo la mattina. Questi stessi esercizi li possiamo fare anche la sera, perché non tutti hanno la possibilità, perché insomma c'è molta gente anche che lavora e non ha insomma magari va a fare la spesa insomma la mattina. La sera hanno gli stessi benefici e comunque è bene farli anche la sera? Allora, sicuramente farli la sera non fanno male, però il mio consiglio è quello di farli al mattino prima di colazione, oppure qualche minuto dopo colazione, se diciamo se non si riescono diciamo così a pancia vuota a fare a dare l'energia. Oppure diciamo durante la giornata, come potrebbe essere prima della pausa pranzo. Allora, diamo dei segreti, dei consigli per fare insomma questo risveglio muscolare. Quali sono i consigli che possiamo dare? Allora, sicuramente quello di fare delle respirazioni profonde. Infatti la respirazione è uno degli antidoti, dei benefici che apporta, quindi dei grandi vantaggi a tutto il corpo. Iniziare proprio a fare delle belle inspirazioni ed espirazioni prima di iniziare questi esercizi. Quello di fare attività fisica, che potrebbe essere anche solo il semplice camminare, che delle volte viene sottovalutato, ma se andiamo a vedere quanti camminano veramente, io molte volte con le applicazioni contapassi chiedo alle persone quanti passi hai fatto e non lo sanno, e molte volte sono veramente pochi. È vero. Il fatto di mangiare più volte. Significa più volte? Più volte vuol dire che la maggior parte delle persone si focalizza a mangiare quelle, quando va bene, 3 volte al giorno. Il nostro metabolismo in questo modo che cosa succede? Che va ad addormentarsi un po', ok? È meno attivo e quindi questo poi ci porta a essere meno in forma. E un ultimo segreto, che non è un segreto ma lo sanno tutti, ma pochi lo applicano, Soprattutto le persone di una certa età, è il fatto di bere, perché se andiamo a vedere chi beve realmente più di 1,5 litri, 2 litri d'acqua al giorno, le statistiche sono veramente e adesso che arriva il caldo mi raccomando, bevete, questo a maggior ragione insomma bevete sempre di più. Grazie a tutto il mondo, Ma sono cavata, Mi hanno detto che te la sei cavata bene. Pensa, ho addirittura il verdetto di Anna, della suocera. Qui ragazzi ci siamo. Ma spegniamo che se no non sente niente, facciamo una chiusura così dopo torniamo a fare altre cose. Vabbè, che dire, un secondo. Perché? Facciamo una chiusura ragazzi, quindi che dire, andatevela a vedere se... Ringraziamo quelli che ti hanno seguito, sono stati ringraziamo carini. Questi... pochi che ti hanno seguito. Pochi che sono riusciti a essere in diretta. E che dire, c'è la nonna che chiama. La nonna sta chiamando, ragazzi. Al telefono. Salutiamo. Grazie ancora per la visione e alla prossima diretta, ragazzi.